video del 2016. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. Benvenuti anche per quest'anno su questo canale pieno di colore e di creatività. Benvenuti a tutti. Benvenuto 2016. Come è andato il cenone? Vi siete divertiti? Avete gozzovigliato? Avete brindato anche alla mia salute? Io l'ho fatto. Ho fatto un brindisi pensando proprio a voi. E allora, questo 2016 comincia con la creatività. Spero, ragazzi, che sia per tutti voi un anno ricco di tutto ciò che desiderate. E sono sicura che desiderate anche un po' di spensieratezza, un po' di creatività, un po' di gioiosità e un po' di giocosità. E quindi in questo video ho ben pensato di cominciare proprio con tutti questi elementi e pensando alla prossima festività che si affaccia presto presto alle nostre porte ed è appunto l'Epifania. Sapete del mio stretto legame con la Befana? Se non lo conoscete vi lascio qui il link di riferimento per capire tutto. E invece quest'anno faremo un exploding box a forma di calzetta della Befana. Siete curiosi? E allora spostiamoci insieme sul piano da lavoro per la prima volta in quest'anno. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra exploding box dell'Epifania. Una calzetta scatoletta esplosiva piena di dolcetti. Quindi innanzitutto dei cioccolatini, delle caramelle, quelli che più preferite. Ci occorrerà della colla. Io userò la Block Attaccatutto. E potrei anche avere bisogno di un po' di colla a nastro, ma questa è del tutto facoltativa. Righello e squadretta per prendere le nostre misure. Dei nastrini decorativi, ce ne servirà soltanto uno. Del nastro biadesivo, io farò col nastrino un po' di fabric tape, cioè il nastro di stoffa adesivo, ma voi potete sostituirlo con della semplice colla, non è necessario il biadesivo. Un tagliabalza e una matita. Della velina, questa è una velina che sto riciclando da un acquisto di Tiger, dove inserirò i dolcetti all'interno della box per rendere più carina ancora la nostra scatoletta. Degli adesivi, questi li ho presi alla Lidl, anche questi del tutto facoltativi e intercambiabili con 250.000 cose. Un tag rosso, anche questo mi pare molto semplice da fare, basta creare un tondino con un buco. E poi, se volete, del tutto facoltativo, questo decideremo insieme se metterlo o meno, una coccarda. Ci occorrerà anche un bulino con la punta sottile. Per creare la vera e propria calzetta ci servirà una carta decorata. E poi invece un bel foglio di cartoncino, e qui lo vedete in tutto il suo splendore, io l'ho scelto verde. Voi prendetelo della misura che volete. L'importante è che sia un bel cartoncino ampio, perché su questo dovremo costruire tutta la nostra exploding box. Cominciamo subito. Ok, come prima cosa dobbiamo decidere la grandezza, quindi l'ampiezza della nostra scatolina. Ora, più grande la fate, più spesso serve il cartoncino, perché se la riempirete di caramelle, il cartoncino morbido, seppure col tappo, non terrà la pressione. Quindi più grande la fate, più spesso il cartoncino. Lo spessore del cartoncino dovrete deciderlo voi. Allora, io farò la mia scatolina di forma rettangolare un po' altina e la base, il quadrilatero di base sarà dato da un quadrato fatto 9 cm per 9 cm. Quindi, siccome come prima cosa voglio fare il tappo per capire un pochettino tutta la situazione, comincio a prendere dal bordo inferiore, che è a squadra, i miei 9 cm. Non partirò proprio dall'angolo del cartoncino perché mi servirà un pochino di margine per poi fare le pieghe interne del tappo. Quindi prendiamo 9 cm, lascio 9 cm di spazio dal bordo fino a qua e prendo poi 9, 9, 18 altri 9 cm e faccio la stessa cosa, per una questione di praticità di lavoro in squadra, anche dall'altra parte. Con una riga lunga congiungo i punti e questo sarà appunto lo spazio entro cui dovrò muovermi per creare la mia scatolina. Lascio adesso altri 9 cm da questo lato. Sto andando molto abbondante con la carta, ma non voglio trovarmi in difficoltà in un successivo momento, essendo la prima volta che la faccio e la sto facendo del tutto a fantasia. E quindi punto altri 9 cm successivi. E prendo
altri 9 cm anche in basso, mi tengo larga, sì, e anche in alto. E adesso congiungo a croce tutti i punti che ho preso, 9, e poi ne prendo altri 9 anche sul laterale, quindi 2, 4, 6, 8 e una 9. A questo punto non mi rimane che prendere gli ultimi 9 cm nella parte superiore, qui e qui, arrivare anche qui a 27 di lunghezza e congiungere anche i laterali. Avremo creato così un quadrato 27 cm per 27 cm con tre sezioni per riga, con tre righe divise da tre sezioni di 9 cm. Questo sarà il centro del tappo. Queste altre parti ci serviranno per fare le pieghe e per costruire un tappo bello resistente. Adesso cominciamo subito a piegare e tagliamo il nostro quadrato. Come prima cosa liberiamo i due laterali, 1 e 2, quindi con un righello pratichiamo dei tagli che aprano in qualche modo questo quadrato dalla prima riga al centro verso l'esterno, così, ok? Quindi avremo questa cosa qui. Adesso con il bulino passeremo su tutto il perimetro del quadrato. E allora prendiamo il nostro righello e pratichiamo in pratica una pressione che crei una piega senza tagliare nulla, senza scrivere nulla, sulla nostra matita. Questo ci servirà per poi piegare i lembi della scatolina in maniera precisissima. Quindi, come vedete, piego le mie due alette senza creare nessuna increspatura sul cartoncino. Così, da una parte e dall'altra. Ok? Passo anche sulle altre pieghe. Continuiamo a prendere le nostre misure. Un coperchio ha una parte laterale. Quanto vogliamo che sia alta questa parte laterale? Io la voglio alta 3 cm. Prendo da questo lato, da ogni lato che parte dal centro, 3 cm di distanza, quindi faccio 3 e poi altri 3. Ok? 3 e 3 da ogni lato. E sempre col bulino marchiamo la linea a 3 cm posta su ogni aluccia e anche quella a 6 cm, perché ci servono tutte. Quindi 3 cm. Non abbiamo finito. I lati che non ho tagliato hanno bisogno di un'estensione laterale di almeno un centimetro, quindi ragazzi prendiamo la nostra squadretta e facciamo un centimetro da una parte, un centimetro dall'altra e la stessa cosa anche nella parte inferiore. Facciamo così per prendere una sola volta le misure e uniamo i nostri punti. Ovviamente quando tracciamo il segno con la matita saltiamo la parte laterale, non la pasticciamo, quindi facciamo così e così e dall'altra parte. In più anche sopra l'ultima linea ci sarà bisogno quindi di un centimetro da prendere sopra ogni ultima linea, così, tac, ok? È la stessa cosa su tutti i lati. Ok, fatte tutte le linee dobbiamo capire cosa va via e cosa rimane. Adesso lo scopriamo insieme. Tutto questo va via perché non ci interessa. Va via anche il disavanzo superiore, quello dopo il centimetro di ogni lato, e va via anche di qui il disavanzo laterale, quindi quello oltre il centimetro. Quindi oltre il centimetro va via tutto. Ok?
Quello che avremo alla fine del nostro lavoro sarà questo: le due alette che avevamo già liberato precedentemente, costituite da due sezioni da 3 cm, 3 cm più 1 cm, e tutte le sezioni sono passate a bulino. Il centrale 9x9, superiore ed inferiore due alette, anch'esse ripassate a bulino, che possiamo tranquillamente piegare adesso perché sono libere, che sono formate anche da settori di 3 cm, 3 cm e 1 cm più due laterali da 1 cm. 3 cm, 3 cm, 1 cm e due laterali da 1 cm. Adesso ripassiamo le alucce laterali da 1 cm anche a bulino, perché anche queste dovranno piegarsi. Bene, tutte le pieghe sono passate, quindi adesso potremo piegare tutte le parti della nostra scatolina. Allora, guardate, questa è la sezione con le alette laterali, che è circondata tutta dalle alette da 1 cm. Questa è la sezione invece libera, senza le alette laterali, ma soltanto con quella superiore. Adesso cosa dobbiamo fare in questa sezione particolare? Dobbiamo tenere come alette laterali solamente la prima parte, quindi quella che occupa i primi 3 cm, e dovremo scartare 1, 2, ok? Quindi questa è un'altra parte che andrà via. Da entrambi i lati. A questo punto, su tutte le linguette che escono, dovremo praticare una linea diagonale, così, che le faccia così, a forma di trapezio, su tutte le linguette, anche su queste piccoline in basso. Questo sarà il risultato finale. Adesso possiamo costruire la nostra scatolina. Ci occorre la colla. Allora, innanzitutto pieghiamo quelli senza le alette laterali, pieghiamo su se stesso, il centimetro lo pieghiamo in esterna, così, ok? Quindi quello che avremo sarà questo. Se vogliamo essere proprio sicuri che la scatoletta stia così come la creiamo, mettiamo un micro punto di colla proprio sulla linguetta esterna, così facciamo evaporare leggermente la colla, quindi pieghiamo su se stessa la scatolina e, aprendola, poggiamo il lembetto sul piano della nostra scatolina. A questo punto mettete un micro punto di colla sulle linguette laterali, tenendo ferma la scatolina, infilatele dentro, così, da una parte e dall'altra. A questo punto pieghiamo all'indentro e poggiamo gli altri due lembi della scatolina. E il tappo è fatto. Qui non c'è bisogno di mettere neanche la colla perché sta quasi incastrato. Passiamo adesso alla scatoletta calzetta vera e propria. Riprendiamo il rimanente cartoncino verde. Allora, voglio fare la scatolina a forma di calzetta alta 16 cm, quindi partendo sempre da un foglio a squadra, quindi dall'altra parte del cartoncino, prendo 16 cm di distanza dal bordo. Ci sono i 4 cm della base, i 9 cm della base, che non saranno più 9, la faremo leggermente più piccola. Lo faremo quindi 8 e 8, perché ovviamente il tappo sarà più grande rispetto alla scatolina. La facciamo 8 e 7. Dopo 8 e 7 prendiamo altri 16 cm. Perfetto, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. E adesso congiungiamo le righe che abbiamo, i punti che abbiamo preso. Allora, questo non ci serve, quindi non badateci a questo bordo, è il disavanzo del cartoncino. Abbiamo quindi il laterale che è 16 cm e l'altro laterale che è 16 cm.
Ora però dobbiamo fare anche la parte superiore e la parte inferiore. Quindi prendiamo una riga dalla lunghezza più umana e più gestibile e puntiamo anche qui 16 cm su ognuna delle linee che abbiamo tracciato nella parte centrale. 16 cm, quindi 8 e 7, quindi 16 cm di nuovo. Tiriamo tutte le linee, così voi capirete meglio quella pazza di ombretta cosa sta facendo. Ma chi se ne, noi interpretiamo pure quella. Ok, quindi questo è tutto disavanzo che non ci serve, così come questo, questo e questo. Rifiliamo quindi il nostro cartoncino. Come vedete, quello che abbiamo alla fine è esattamente quello che avevamo prima per il coperchio della scatolina, con la differenza che ci sono le sezioni centrali di differente grandezza rispetto alle laterali. Nulla, poco importa. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un bel righello lungo. Adesso mettiamo la linea in diagonale e facciamo in modo di congiungere l'angolo esterno del quadrato centrale all'angolo del quadrato, dello pseudo quadrato laterale. Il mio è uno pseudo quadrato, se sarete stati bravi con le misure il vostro sarà un quadrato. E facciamo così su tutti e quattro. Di questo vi metto la foto sulla pagina Facebook di Arte per Te. Queste linee prendiamo una misura pari a 8 cm e mezzo. Quindi 8 cm e mezzo qui, 8 cm e mezzo qui, e adesso congiungiamo ognuno di questi punti al bordo del lato della calzina, quindi così, e così. Ed eliminiamo questo che sarà l'eccesso. Benissimo, giunti a questo punto, armiamoci di bulino e calchiamo tutte le linee e proseguiamo proprio con le pieghe a croce. Una. Dentro. Adesso, nel salire questo, dobbiamo piegare in dentro anche le altre pieghette, cioè queste qua, così, uno, ok. Adesso quindi chiudiamo bene bene la nostra scatolina, il tappo è già pronto e la scatolina Exploding è già pronta, vedete? È perfetta come le scatoline comprate, solo che se poi l'aprite, pappete, fa subito vassoietto. Adesso però naturalmente poi cancellate le linee, io queste le ho lasciate marcate per voi ovviamente, ma a noi così questa scatolina non piace, dobbiamo farla diventare una calzetta dell'Epifania e allora chiediamo aiuto subito alle nostre carte decorate. Abbiamo detto che il corpo, quindi i laterali della nostra scatolina sono 8 cm e 7. Vi ricordate che il quadrato centrale della base era 8 cm e 7? E noi quello dobbiamo tenere presente. Allora, prendiamo i nostri 16 cm da una parte e dall'altra. E congiungiamo i punti, quindi prendo 8 cm e 7 in questo punto e 8 cm e 7 giusto per regolarmi anche nella parte inferiore e traccio la mia linea perpendicolare. Ok? Adesso io voglio che questo rettangolino che costituirà una faccetta delle scatoline abbia però la tipica conformazione della calza della Befana, quindi arrivati a questo punto faccio la curvetta e voilà, e faccio la mia calzetta così e poi da questo lato stondo l'angolo in questa maniera. Ok? Bene, ritaglio questa prima forma e voilà, la nostra calzettina è ritagliata. Adesso ne ritaglio un'altra.
Benissimo, adesso abbiamo le nostre due parti, abbiamo la nostra box aperta ed abbiamo da decorare sicuramente la nostra calzetta. Prendo uno dei laccetti, prendo un bel po' di nastro biadesivo sul quale attacco del nastrino, così. Ok, adesso prendo il mio nastrino bello e quindi prendo anche tutti gli orpelli che voglio mettere. Voglio mettere questo e voglio mettere anche questo perché è il nome della persona a cui lo regalerò. Ovviamente scrivo il nome della persona a cui andrà la calzina. Indovinate un po' a chi andrà. Benissimo. E adesso comincio ad assemblare il tutto. Quindi, micro punto di colla e attacco il tag. Nastrino sul tag, così, di cui poi taglierò gli eccessi, e bollino decorativo, tacchete, che carino, stacco, e adesso ultimo tocco, anche la punta, sì, anche la punta. Perfetto, la mia faccetta è pronta, guardate che bellina, per essere attaccata sulla scatolina. Ovviamente quella retrostante non sarà decorata altrettanto a fondo con tag e roba varia, perché naturalmente sta sul retro, un po' per distinguere la parte davanti dalla parte dietro. Benissimo, prendiamo la nostra scatolina. Io prendo la colla attaccatutto, ma voi potete utilizzare anche la colla a nastro, quella nel rullo tipo mouse, e molto delicatamente, prendendo bene le misure, attacco la mia scarpina, la mia calzina. E questa, ovviamente, la attacco da quest'altra parte. È quasi pronta, che emozione! Metto lo scatolino è al centro, proprio al centro, pratico un segnetto così largo quanto il mio nastrino, che faccio passare proprio in mezzo al taglio e voilà, lo tiro giù e non faccio nient'altro che aprirne due lembetti e appiccicarne uno da una parte e uno dall'altra con un micro punto di colla. Metto dentro un quadratino di carta velina, infilo dentro i miei cioccolatini, voilà! Chiudo il tutto, guardate che carino, quando è così potete continuare a riempire, come cosa che io farò, e insomma, un'idea carina per un'epifania esplosiva! Volete? Adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosa da dirvi. Evviva la Befana! Esplosiva a forma di calzetta della Befana, io la trovo un'idea deliziosa. Ovviamente la scatola base non deve essere per forza personalizzata per l'epifania. Tenetelo buono il progetto per qualsiasi scatola exploding vogliate creare. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi tanti tanti dolcetti e tanti tanti pollici in su. Io spero che questo 2016 sia un anno dolce per tutti voi, un anno colorato e spensierato, senza carbone, senza parti nere,
solo luce, luce, luce e colore e tanta creatività, magari insieme a me. Io vi aspetto sempre per tutto il 2016 su tutti i miei social, vi lascio il link qua sotto nel box informazioni, consultate il box informazioni, ci sono un sacco di video collegati a questo, ci sono un sacco di notizie sul canale, un sacco di notizie che non posso darvi in video e vi scrivo qui sotto, ma soprattutto vi aspetto anche per quest'anno sul mio canale Ombretta, vi lascio qui il link, e sull'altro mio canale, quello che ho insieme a Gabriele, Due Cuori Una Cappa, vi lascio qui il link. Anche per quest'anno sugli altri miei due social ne combineremo delle belle, spero almeno. Ma la cosa che mi auguro di più e a cui tengo maggiormente per tutto il corso del 2016 è la vostra presenza e la vostra compagnia. Il sapere che ci siete voi dall'altra parte a guardarmi, che apprezzate quello che faccio. Spero che lo apprezziate veramente. Quindi per tutte le richieste chiedete pure tutti i video che vorreste vedere nel 2016 proprio qua sotto, sotto a questo video o su tutti gli altri miei social. Basta parlare. Io vi lascio al vostro primo dell'anno, sarete con le vostre famiglie, sarete con i vostri cari, approfittatene, magari fate queste calzette insieme ai vostri figlioletti, è molto semplice da fare dopo tutto, quindi potrebbe essere anche un'idea divertente per passare un pomeriggio creativo il primo dell'anno. Auguri a voi, auguri ai vostri cari, auguri ai vostri piccoli, ai vostri nonni, auguri a tutte quelle persone che hanno passato l'ultimo dell'anno con un sorriso un po' spento, spero che il vostro sorriso si riaccenda pienamente nel 2016. Bene ragazzi, io vi mando un grande bacio, sono felice di essere con voi anche a Capodanno, quest'anno il calendario è stato benevolo, sono stata con voi a Natale, sono stata con voi a Capodanno e la cosa mi ha riempito di enorme gioia. Ricordatevi che c'è il giveaway attivo, vi lascio il link da qualche parte qua, quindi tentate la fortuna, non è la Lotteria Italia, ma chi se ne importa, noi ci accontentiamo delle cose giuste della vita, quello che ci dà appena un sorriso. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, buon primo dell'anno, ciao!